Ragazzi, voglio troppo provare questi qua che sono dei wurstel di pollo bio, che comunque ovviamente non sono sane queste cose, sempre con cose confezionate piene di robe dentro, però le ho visti bio, ho letto gli ingredienti, erano abbastanza buoni e come ingredienti abbastanza accettabili: carne di pollo 76%, acqua, quindi non ci dovrebbe essere conservante eccetera, e poi è biologico, di agricoltura biologica. Anche come calorie, 110 calorie, 4,8 grassi, quindi comunque dovrebbe essere accettabile. Gli ho detto vabbè, lo provo, da una vita non mangio wurstel. Amore, che c'è? E vuoi provare anche tu? E quindi sto facendo, ho tostato il pane di sigaro, una fetta di pane, adesso vi faccio un toast, un egg toast, vi faccio vedere. Io praticamente li taglio così, guardate, ci faccio spacchetti, sempre così ho fatto quando ero piccola, giusto? Come si arricciano. Ragazze, anche l'impiattamento vuole la sua parte, ho adagiato l'uovo sul pane tostato, adesso ci aggiungo un po' di sottiletta light per farlo più porcelloso. Eccola qua, l'ho fatta a pezzettini. Ragazze, vabbè, se lo volete fare più light non ce la mettete, però la sottiletta light è light, dai, lo dice la parola stessa. Lo so che non è sana, ma la voglio. Metto poco anche qua sul wurstel e un po' sull'albume. Sono una porcella. Yeah. Ecco qua, guardate. Adesso si scioglie perché è caldo. E poi mangerò ovviamente anche le verdure condite con olio, sale e limone. Olio a crudo, sono degli spinaci. Amore, tu sempre qua aspettando che cada qualcosa. Io mi adoro. Ragazze, vicino berrò un po' di spremuta d'arancia biologica e nel frattempo mi sono già scofanata un pacchettino di queste sfogliatelle di riso mais croccanti. Sono troppo troppo buone, provatele. Ci aggiungo anche un po' di questo. Questo è ketchup che ho comprato, non mi chiedete dove perché non mi ricordo, ma vi farò sapere casomai se vi interessa. Senza zucchero, completamente zero calorie. E ne metto un pochino. Questo all'improvviso spruzza, fa paura, vi giuro. Oh mio Dio, eccolo, avete visto come spruzza? Ecco così, dai, che bel piatto, buon appetito. Vi giuro qualcosa di pazzesco.